caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. E beh, oggi abbiamo uno dei grandi classici del nuovo pensiero, uno dei padri spirituali di Area 51 Publishing. Li posso elencare quando vuoi, perché a loro va sempre il nostro incondizionato ringraziamento: Wallace D. Wattles, Charles Hanel, Genevieve Berend, Christian D. Larson, Prentice Mulford, Elizabeth Town, Robert Collier, Henry Thomas Hamblin, Emmett Fox, Ernst Holmes, Florence Covell Sheen, Charles Fillmore, il grande mistico Charles Fillmore, Thomas Troward, non so se l'ho già detto, Mildred Mann, Helen Wilmans, James Allen, la nostra squadra di grandi campioni di tutti i tempi, di grandi classici di tutti i tempi. Sono loro i nostri padri spirituali, padri fondatori del pensiero spirituale laico, pragmatico, che crede che il cambiamento individuale sia l'origine, il punto origine di ogni cambiamento collettivo. Non soltanto quindi il cambiamento individuale come sacro santo, cioè sacro e santo diritto di migliorare la propria vita, anzi di rendere la propria vita la migliore vita possibile, ma anche il cambiamento individuale come motore essenziale del cambiamento collettivo. E ovviamente lui, William Atkinson, niente meno che colui che ha scritto il libro forse più importante dal punto di vista teorico sulla legge di attrazione, la legge di attrazione del pensiero. Ecco, proprio da questo libro fondamentale ti voglio proporre un brano, forse uno dei passaggi più celebri di questo libro, dove trovi spiegato in maniera essenziale il significato dell'uso del pensiero e di quanto realmente, praticamente, concretamente il pensiero, il tuo pensiero, agisca sul tuo mondo, trasformando non soltanto il tuo atteggiamento verso il mondo, ma letteralmente la tua realtà. Ed è questa la motivazione di oggi. Fai attenzione al potere del tuo pensiero, riconosci il potere del tuo pensiero e fanne buon uso. E ora lascio la parola al grande William Atkinson, dalla voce di Fabio Farnè. Noi emettiamo costantemente pensieri di maggiore o minore intensità e ne raccogliamo il risultato. Le onde che azioniamo con il pensiero hanno effetto non solo su noi stessi, ma anche sul nostro ambiente. Tramite il potere di attrazione, infatti, richiamiamo non solo pensieri altrui, ma anche cose, situazioni, persone o fortuna, in sintonia con la natura del nostro pensiero predominante. Pensieri d'amore, per esempio, attrarranno non solo l'amore altrui, ma anche circostanze e situazioni corrispondenti e persone che la pensano come noi. Al contrario, pensieri di rabbia, odio, invidia, malizia e gelosia non ci porteranno altro che i frutti inquinanti di pensieri analoghi generati da menti altrui, così come circostanze che ci obbligheranno a manifestare questi pensieri vili e a subirli dagli altri, e così via. Se pensiamo a qualcosa intensamente o per lungo tempo, diventiamo il polo di attrazione di onde analoghe prodotte dal pensiero altrui. Nel mondo del pensiero, l'attrazione agisce per affinità. Ciò che semini, raccogli. La persona colma di amore vedrà amore ovunque e attrarrà l'amore altrui. Al contrario, la persona con il cuore pieno d'odio riceverà tanto odio quanto ne può sopportare. E l'uomo con pensieri di guerra si imbatterà in tutta la guerra di cui ha bisogno. E così via. Ognuno riceve esattamente ciò di cui ha bisogno e che attiva con il pensiero. L'uomo che non fa in tempo a scendere dal letto e già si sente di cattivo umore, riuscirà a mettere tutta la famiglia di cattivo umore prima che sia finita la colazione. Ugualmente, la donna invadente e fastidiosa
troverà il modo di subire la sua propensione all'invadenza nell'arco della giornata. La questione dell'attrazione del pensiero è della massima importanza. Se vi fermate a riflettere, capirete che siete voi a determinare ciò che vi circonda, sebbene spesso diate la colpa agli altri. Ho conosciuto persone che avevano compreso appieno la legge del pensiero positivo e che di conseguenza non erano minimamente toccate dalla disarmonia che le circondava. Rimanevano calme e sicure nel bel mezzo della tempesta. Una volta appresa la verità di questa legge fondamentale, nemmeno voi sarete più alla mercé delle capricciose tempeste del pensiero. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.